Ogni donna merita di splendere. Ciao ragazzi, perdonatemi, sono super mega raffreddata. Oggi nuovo tutorial, è da un bel po' che non li facevo, causa trasloco in PC e cacchi e mazzi. E vedrete questo zoomata perché farò un occhio solo. È un tutorial che mi ha chiesto Annalisa Vocale. Mi ha chiesto come posso usare questa matita della Super Shock, il colore questo silver. Allora mi sono detta facciamoci un mini tutorial, quindi farò un occhio. Bando al ciance. Cominciamo. Uso la matita ben temperata e la uso come base su tutto il mio occhio. Spero che si veda quello che faccio, perché io non vedo quello che faccio. Assolutamente non vedo niente. Yuppie! Ok, la sfumo leggermente con le dita. Una cosa, fatelo velocemente perché queste matite si fissano e poi ciao. Poco poco poco, ecco qua. Zoom un pochetto indietro. No, indietro così. Siamo sicuri che forse vediamo tutto, chi può dirlo? Ok, dopo averla passata la ripasso ancora per fare un bel colore pieno. Bella, bella, mi piace tanto questa matita. E uso la palettina, questa Urban Skyline, questa con i colori sui grigi, cioè. E uso il numero 2 su tutta la palpebra per fissare per bene questa bella matita. Vabbè, userò il suo applicatore. Ecco qua. Poi con il mignolino per far prima, prendo l'illuminante, questo qui, e lo uso al centro dell'occhio, al condotto lacrimale, per dare luminosità. È un trucco bello strong. Poi, per rimanere in tema sbrilluccichio e grigio nero, eccetera, uso la matita della Glimmer Stick Diamonds, il colore Smoky Diamonds, che è questo grigio scuro, antracite, con i brillantini, lo uso sotto la rima inferiore. Ecco qua. E prendo sempre la spugnettina, così la usiamo, quella a punta, e prendo il colore 3. Faccio un mischio tra il 3 e il nero e il 4 del nero. E vado sotto a sfumare questa matita che abbiamo usato. Babba via. Adesso stanno pure lacrimando gli occhi. Che bello, che bello, che bello. Poi riprendo la matita silver e vado a illuminare la parte iniziale. La intensifico per bene. Poi cosa faccio? Prendo un pennello da sfumatura ampio e prendo il colore più scuro, il 3, e lo vado a mettere nella rima interna. Quindi do questa sfumatura bella. Sfumo molto, molto, molto. Anzi, prendo un fazzoletto, pulisco il pennello e sfumo ancora.
vi poteste aiutare anche con un marroncino nocciola per fare questa sfumatura. Allora, poi prendo un pennello da sfumatura più compatto, meno ampio, e prendo il nero e amplifico ancora di più questa sfumatura. Mi aiuto a intensificare anche l'inizio dell'occhio. E poi vado nella piega. Poi, scelta personale, se nella rima interna mettere la matita chiara o la matita scura. Per rimanere in materia del silver, la metto quella argentata. La metto quella argentata. Italiano, questo vabbè sconosciuto. Per carità, per essere argentata scrivo all'interno, però non è come quella nera, naturalmente. Però il suo lavoro lo fa, dai. Ecco qua, da molta luminosità. Poi mi avvicino perché non è che vedo bene. Allora, io direi che ci siamo. Volendo, darei, sempre con il mignolo, prendo un po' l'illuminante. Poco poco e lo metto al centro per dare un punto luce, ma poco 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 poco. Ok. Lo sfumo pure un pochino. Ok, così risalta un po' di più. Mi pulisco le dita che fanno alquanto schifo. Io direi di non mettere l'illuminante questo qua glitterato qua sotto perché è già molto strong. Se volete mettete un panno oppure usate il correttore. Io lo lascio molto così, gli do un'aggiustata alle sopracciglia che mi faccio, che devo dare definizione un po' a quest'occhio, quindi una botta al sopracciglio. Ecco fatto. Tanto per dare definizione e almeno il trucco pure risulta un po' meglio. Sicuramente è un trucco un po' strano, un po' più da sera. Metto il Big Face Lash, questo qui, così finiamo di dare definizione a tutto, perché un po' di mascara ci vuole, anzi io direi abbondante. Il bello di questo mascara che è veloce. Servono poche ma passate per un bel effetto. Non so se si vede bene dalla telecamera, ma l'argento, i grigi e i neri mi fanno gli occhi verde scuro, invece che verde più chiaro, azzurri, non lo so. Vabbè, io ho gli occhi ceruleo, quindi diciamo che va a seconda del tempo, però ho notato questo. Io credo che un occhio nocciola o proprio azzurro, 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 questo trucco sia molto, molto più bello. E voilà. Una sorta di smokey sull'argento glitterato. Questo è il risultato. Io direi una bella base matte, sarebbe il caso. Non userei dei blush, ma o dei blush color terra, userei appunto solo la terra. O rimanere con un rossetto nude, però non troppo scuro, tipo dei nude chiari, quasi trasparenti, quasi sheer come effetto. Oppure provare
proprio opzione pazza, tranquillamente un rosso classico, se no io ci vedrei bene. Non so che boia. Un rossetto fucsia, questo è della Bold, il Pink Punch. Vabbè, immaginate messo meglio. Però secondo me non è male. Un occhio sì, un occhio no. Ta-da! E niente, ragazze. Vi saluto sguercia. Un saluto da Annalisa. Spero che il tutorial le sia piaciuto. Ti sia piaciuto, dai. Non è tanto caruccia, poi è sempre carina con me. Questa è la mia versione per usare la matita silver in maniera un po' più evidente, diciamo, perché appunto un po' si perde usando sempre tutti i prodotti dell'Avon. Come al solito, spero che il video sia stato utile sia a voi clienti che a voi presentatrici. Ditemi se vi piace questa tipologia di trucco, diciamo, in diretta di un occhio solo. Un saluto ancora da Annalisa, grazie ancora della richiesta e come al solito spero che il video sia stato utile sia a voi clienti che a voi presentatrici. Un bacione, al prossimo video, ciao! Ragazze, vi avevo salutato, ma in realtà ci ho ripensato, un po' come i cornuti, no? Prima di andare a dormire, vabbè, mi sono tolta. Sì, prima di andare a dormire, prima di struccarmi, mi è venuto in mente che non lo so, guardavo questo trucco. A parte che, vabbè, dovrei sfumare meglio dentro, cioè la piega interna. Però, vabbè, in telecamera si vede di più, dal vivo un po' di meno, un po' più graduale. Però, non lo so. Così sì, è carino, mi piace, è più l'effetto un po' smoky. Però volevo provare a intensificare la rima interna con l'eyeliner Mega Effect, che così anche lo provo in diretta perché non l'ho mai usato. Però mi ha detto che è allo specchio. Provo a zoomare. Ok, spero che mi vediate quello che sto facendo. Tipo. E quindi volevo provare a intensificarlo. Doppia versione. Allora, vado prima la parte fina. Poi questo eyeliner è bellissimo. Nero intenso, facilissimo da usare. Sinceramente non l'avevo mai preso perché non so perché, ma non mi dava. Non lo so, non mi dava idea di dire, vabbè, proviamo, bel prodotto. Stava in offerta a 3,95, ho detto, ma dai, prendiamolo. E mi sta piacendo un casino. È la prima volta, lo sto provando con voi, eh. Cioè, sta scrivendo sopra gli ombretti. Cioè, cosa difficilissima per l'eyeliner così. Facciamo l'acquedina. Oddio, è bellissimo. Facciamo. Rimaniamo in tema strong, va. Quindi uso la parte più larga per scendere. Oddio, non potete capire quanto mi piace questo eyeliner. Cioè, è troppo bello. No, non pensavo. Beh, ho provato in diretta, cioè con voi, è la prima volta. E niente, quindi anche questa versione ancora più aggressiva con questo eyeliner bello grosso. E quindi doppia versione, versione più smoky, leggero anche se glitterato, la versione con l'eyeliner e il Mega Effect. Niente, risaluto Annalisa, la ringrazio tantissimo perché è sempre caruccissima con me. Un bacione e stavolta vi saluto per davvero, eh. Ciao 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 ciao.